va. Mazza quanto corri. Peggio del ghepardo. È il mio passo, ci sono abituata. Dovevi dirmi qualcosa? Sì, e io oggi starò tutto il pomeriggio fuori casa. Tempo di studiare, quindi non ne ho. Chiara. E quindi... Stringi. Mi manderesti gli appunti di letteratura greca? Ti supplico. Va bene. Grazie. Prego. Ora scappo. Ciao. Se ti nella tua vita ti conviene girare quel video. Ma perché? Queste sono le regole del gioco. È come qua, sono tutto orecchie. Che sono ste facce? Io e Nicola ci fermiamo qui. È uno scherzo? No, non è uno scherzo. Non è questo il modo giusto per riconquistarla. Così le fai solo del male e mette noi nei casini. Il gioco finisce qui. Vai da lei e dille tutta la verità. C'è che ci sei tu in mezzo a tutta questa messa scena. Voi siete pazzi. Qui l'unico pazzo sei tu. Ciao ragazzi. Buongiorno prof. Edoardo, che sorpresa, ma come stai? Bene prof, lei? Lei è la professoressa Carelli, docente di matematica. Buon pomeriggio ragazzi. Salve. Buon pomeriggio. E lui, ragazzetto di cui mi parlavi qualche mese fa? Edoardo, è un peccato che tu abbia deciso di abbandonare gli studi. Capita a tutti di perdere un anno. A scuola non fa per me. Ah no? No. E vivere tutto il giorno per strada? Io una casa ce l'ho, non vivo per strada, non si preoccupi. Per carità. Vabbè, vi lascio, buona giornata. Anche a lei. Buon pomeriggio, ragazzi. Arrivederci. Noi ci vediamo domani in classe. Sì, prof, arrivederci. Grazie dell'aiuto, Sì, vabbè. Sgancio sorte adesso. No. Il gioco finisce qui. L'avete detto voi prima, no? Game over. Buona fortuna. La vita non è un gioco. E noi non siamo il joystick di nessuno. Mazzo, sei un poeta. E adesso che si fa? E comunque te lo devo dire, a me quel ragazzetto non mi piace per niente. C'ha l'atteggiamento da spavaldo. E ci credo che... Ciao, prof. Pensato. Ciao, Bea. Mi sono bastati 2 secondi per capire che tipo di persona è. Ma prima non era così. Prima quando? Prima di essere lasciato dall'ex. Ah, ecco. Mo' perché uno viene lasciato dall'ex, parte fuori di capoccia. Ma che mi stai a dire, dai, Allora, cosa c'è di così urgente? Avete cambiato idea? Eva, non è di noi che deve avere paura, ma di Edoardo. È lui che... È lui, l'artefice di tutto questo. Se hai 2 minuti... Ho tutto il tempo. Oi, amo. Senti, lo so che sei impegnata, ma non ti scordate mai a me gli appunti, mi raccomando. È così che sperava di riconquistarmi. Mi accompagneresti a fare la denuncia? Non ce n'è bisogno, mi stanno arrestando proprio in questo momento. Prima di venire qui siamo andati noi a raccontare tutto alla polizia. Beh, che dire, non avrei mai immaginato di dovervi ringraziare. Quindi, amici come prima? Amici come prima. Oh, scusate. Chiara? Oh, ma devono venire da America a sto punto. Ma che davvero? Ce posso credere? Ecco perché mi vedevi strana in questi giorni. Eppure non sembrava che... Però adesso è tutto finito. Ma meno male, direi. Mi hai fatto prendere in colpo quando mi hai detto te devo dire una cosa. Te lo sei meritato? Sarò fuori tutta la giornata. Anzi, tutto il pomeriggio. Ho detto la verità? No, m'hai sgamata. Era a casa a riposarmi.
Te si può nascondere niente a te, eh? A chi non fa comodo riceve gli appunti. Sì, ma io mo che gli dico a prof domani? Che non c'è avuto il tempo di studiare. Quella mi mette in altro due. Ci penso io. E come? Poi ti spiego. Senti, ma quando arrivano? E io che ne so. Grazie per averci salvato il... Per averci salvato. In realtà sono io a dovervi ringraziare. Vabbè, diciamo che... È stato un gioco di squadra. Ridaje con sto gioco, eh? Per gioco lasciatelo fare bambini, noi siamo adulti. Dovemmo vivere, non giocare. Ho sempre detto che eri un poeta. E te no. Una testa di ca. Andiamo, va.